Mutuo o non mutuo? Questo è il dilemma. Quando stai comprando casa, sicuramente ti potresti chiedere: acquisto grazie al mutuo bancario, quindi faccio affidamento su una banca per l'acquisto, oppure utilizzo i miei soldi? Se i soldi non li hai, sicuramente devi fare un mutuo, quindi lì non hai nessuna scelta. Se vuoi comprare casa, ma non hai la liquidità necessaria, il mutuo è d'obbligo se vuoi realizzare il tuo sogno. Ma supponiamo che tu abbia la liquidità per fare l'investimento e stia valutando se utilizzarla oppure se utilizzarla in parte e accedere ad un mutuo bancario. Qual è meglio? La risposta è soggettiva, nel senso che non c'è una risposta che vada bene per tutti. Ti posso aiutare a capire quali sono i vantaggi e gli svantaggi di ognuna delle due opzioni. Sicuramente acquistando con un mutuo hai il vantaggio di conservare la tua riserva di liquidità che può essere pronta per eventuali emergenze, necessità estemporanee, oppure per investire in altri progetti. Se hai in mente di investire, magari sei un imprenditore, sei un investitore, vuoi comunque creare del reddito dal tuo capitale, avere un capitale disponibile può consentirti di fare tutto questo. In questo momento è particolarmente conveniente acquistare con il ricorso ad un mutuo bancario perché il costo del denaro è molto basso. Cosa significa? I tassi di interesse sono particolarmente bassi in questa fase, erano già bassi prima dell'emergenza coronavirus e questa epidemia farà sì che probabilmente anche per i prossimi mesi verranno mantenuti dei tassi di interesse bassi. Rispetto al capitale che noi prenderemo in prestito dalle banche, andremo a pagare una cifra più bassa di interessi. Quindi è molto conveniente adesso fare ricorso al finanziamento bancario e si traduce in una rata più bassa ogni mese e anche in un ammontare di pagamenti che farà la banca più contenuti. Acquistando invece con la tua liquidità avrai tutta un'altra serie di vantaggi. Potrai usufruire del tuo credito bancario, quindi della possibilità di prendere in prestito soldi dalla banca per altri progetti. Secondo vantaggio che hai utilizzando i tuoi soldi invece che quelli della banca è non hai una rata mensile da pagare. Una volta acquistato l'immobile, i tuoi costi mensili saranno molto più bassi perché non dovrai pagare 400, 500, 600 euro, 700 alla banca. Il terzo vantaggio è che nessuno praticamente, a meno che tu non contragga debiti in altra maniera, ti può mandare via dalla tua casa. Se acquisti con un mutuo e poi non onori il debito che hai contratto, la banca può mettere la tua casa all'asta per recuperare il suo credito. Se invece utilizzi la tua liquidità, questo non potrà mai succedere. Anche se avrai un momento di difficoltà dopo il tuo acquisto, nessuno ti potrà mandare via dalla tua casa. Direi che possiamo fare un paio di valutazioni su quando è conveniente acquistare utilizzando un mutuo e quando invece è conveniente farlo con i propri soldi, senza fare ricorso alle banche. La mia opinione è che è conveniente utilizzare un mutuo, innanzitutto quando non hai tutto il capitale a disposizione per acquistare la casa che desideri. In secondo luogo, quando stai acquistando una casa principalmente ai fini abitativi. Questo perché non hai idea di fare altri investimenti, non hai altri progetti da sviluppare e quindi puoi impegnarti con la banca e utilizzare il tuo credito con la banca per acquistare una casa. Il terzo vantaggio di acquistare una casa con un mutuo è che puoi permetterti una casa più grande, più bella, con un valore più alto. Supponendo che tu abbia 100.000 euro in banca, con 100.000 euro puoi acquistare un determinato tipo di casa, ma prendendo altri 100.000 euro in prestito dalla banca puoi sicuramente acquistare una casa di un valore più alto. Se invece sei un imprenditore oppure un investitore e hai bisogno di avere credito bancario per realizzare i tuoi progetti, per investire nella tua azienda, per fare il tuo lavoro, beh, allora valuta attentamente il fatto di ricorrere ad un mutuo per acquistare la tua prima casa, perché questa potrebbe essere una mossa non troppo intelligente dal punto di vista finanziario. Se sei già impegnato con una banca per un certo importo, mettiamo qualche centinaio di migliaia di euro, sicuramente tutte le banche saranno più restie a darti ulteriori finanziamenti. Quindi valuta attentamente questo passaggio e se hai aspirazioni imprenditoriali o come investitore, potresti valutare di vivere in affitto oppure di acquistare la tua casa in contanti, tra virgolette, senza fare ricorso al finanziamento bancario.
Naturalmente queste sono tutte valutazioni soggettive. Datemi la vostra opinione, queste sono le mie idee. Aspetto le vostre idee nei commenti.